Bella ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video su FIFA 23. Oggi un video spettacolare, ma non ve lo dico così per farvi guardare il video. Ma se lo stanno già guardando. Detto questo ragazzi, ora vi faccio vedere una cosa e vi stupirò, ma prima di tutto vi ricordo Eneba per tessere PSN scontatissime. Guardate anche sempre i post della community perché vi posso mettere degli sconti speciali. Ragazzi, vi ricordo Eneba, sito di chiavi affidabilissimo e pieno di giochi, aggiornatissimo. Guardate qui quanti giochi, basta fare carica altro e vi carica tutti quanti gli ultimi giochi usciti con prezzi devastanti. Ma per quelli invece che giocano da console, visto che la maggior parte dei giochi sono su PC, basta andare qui sopra, andate su buoni regalo. Per esempio vogliamo, che ne so, carte regalo PSN e guardate qui che sconti devastanti. Trustpilot eccellente, quindi sito affidabilissimo. Per arrivarci facilmente basta cliccare il link che trovate qui sotto al video in descrizione. E quindi cosa posso dirvi? Eneba, sconti devastanti. Tornati qui, ragazzi, voglio farvi vedere una cosa troppo importante. Eccola qui la cosa bella, perché vi ricorderete dello scorso episodio che dopo la scoppola presa 3-0 dalla Fiorentina, che potete vedere lì a destra, abbiamo perso 3-0 con la Fiore, ragazzi, bruttissima. Ci ritroviamo ora in classifica a 41 punti contro i 54 dell'Inter e i 48 della Fiorentina, 42 della Roma, 40 del Milan e 35 del Monza. Se io vi dicessi che in questo video affrontiamo tutte queste squadre? No ragazzi, non sto scherzando, e voi direte, ma scusate, ma hai appena giocato con la Fiorentina, come fai a giocarci di nuovo? Sapete che adesso è praticamente a estrazione, quindi non è che se tu hai giocato con la Fiorentina alla terza, poi ci rigiochi alla terza di ritorno, ok? Quindi che cosa vuol dire questo? Che adesso io mi ritrovo un calendario, dov'è il calendarietto? Il calendario, stagione, via, boom, bam, fatto. Allora, un calendarietto che ci vede contro Inter, contro Fiorentina di nuovo, ok, bello, poi in casa col Torino, ma sinceramente se vi posso dire della Coppa, no non è vero, non dobbiamo sottovalutarla, comunque abbiamo Inter, Fiorentina e questi sono il 25 gennaio, poi vi dico anche un'altra cosa, abbiamo poi la Salernitana, Monza, Roma e Milan. Ora io non so se riesco a farlo in questo video tutte quante, vediamo un pochino quante ne gioco titolari, di solito sono 4-5 partite a video. Quindi non so se riesco a fare anche il Milan, per esempio. Ma chi se ne frega, intanto oggi ci facciamo sicuramente Inter, Fiorentina e Monza. Che è già importante così, perché sono tutte lì in zona. Però una cosa che volevo dirvi è che abbiamo venduto Thiago a centrocampo. Non so perché abbiamo fatto questa mossa, non lo voglio sapere. Ma abbiamo preso Skriniar in difesa. Cioè, non sto capendo questo calciomercato, ma ci può stare. Poi volevo fare un'attività, così per fare il figo, anzi no. Quasi quasi acquisto un attico di lusso, così, 750.000, perché no? Loro ci hanno venduto Skriniar ma hanno comprato Romero, quindi tanta roba, andiamo a vedere. 1-0 per noi, attenzione ragazzi, gol di Pogba, finalmente titolare visto che hanno venduto Thiago. Scusatemi ragazzi, mi stavo affogando, però, non lo so l'emozione, però ragazzi la cosa importante qua è che sta giocando solo il titolare, primo. Seconda cosa, che io dentro come terzino, e voi sapete quanto ho dato io come terzino, ok? Quanto posso dare io come terzino? Vediamo nell'Inter Grifo, Griezmann e Gerard in attacco, Gnabry, Barella, Romero, dai, Varane, cioè saranno i minuti più scoppiettanti secondo me. Vi ricordo che entro come terzino, per ora ho fatto due partite da terzino e le ho giocate stupendamente. Vediamo cosa succede oggi. Eccolo qua che sta per entrare. Allora 7, 2 contrasti riusciti, vabbè, ottiene una percentuale di cross del meno del 30%, quindi un terzino fluidificante. E andiamo subito col passaggio proprio per me. I tifosi, siamo in casa, i tifosi cantano forza Juve ovviamente, e noi ci siamo. Prova ad andare via, Soule non mi caga ora, però il passaggio non perde, attenzione, ci sono, non è fuori gioco, è caduto dentro la porta, cosa è successo? Ma è lui che parte così, eccolo. No raga, ma da terzino, ma si può lavorare così? Posso dirvi che credevo fosse fuori gioco, ma chi lo tiene? Forse chi è il 3 raga?
Attenzione perché 2-0 contro l'Inter, Onana non può farci nulla. Ma guardate che belli gli scarpini di Miracolo. Allegri contentissimo, si parte così, raga. Ma cosa devo dire? C'è neanche il tempo di iniziare a giocare. Dobbiamo stare molto attenti. Qua andiamo a vincere un contrasto, poi mi allargo Skriniar, guarda. Raga, secondo me l'acquisto di Skriniar è stato azzeccato e stupendo. 87 di overall, veramente interessante come acquisto, raga. E finalmente, ragazzi, la Juve cosa ha fatto? Ha tolto Miracolo dal centrocampo. Ha venduto Thiago, ok? E adesso si ritrova con Pogba titolare. Stanno cambiando le cose e stanno cambiando in meglio. Speriamo di continuare a recuperare punti e macinare punti. Gnabry. Così lo volevo dire. Che non ce la fa. Arriva Rabiot. Ancora Miracolo. Oh, fallo! Ma è buona per noi! Pogba sbaglia! Pogba sbaglia il 3-0. Mi faccio vedere. Soule mi vede. Io stoppo di petto e vado a chiudere. Oh, Nana! Van Damme, Gerard. Guardate il terzino più veloce del mondo. Eccolo lì. Miracle Man. Alessandro Miracolo ancora. E Alessandro qua la recupera. Ma la riperde e la recupera. Meno male. L'avevo persa. Guardate il pressing. Attenzione qua. Miracolo si va. Come ne esce? Come ne esce con professionalità, signori? Bam. Miracolo allarga tutta. Questo è Alessandro Miracolo, ragazzi. Renan Lodi. Raga, posso dirvi una roba? Cioè, sinceramente, bello! Ti prego, tira, che bellissima stazione. Non tira. Ma che problemi ha? La passo dietro a Skriniar, è vinta. Mangiamo 3 punti all'Inter. C'è ancora tanta pasta asciutta da mangiare. Ne dovete mangiare di pasta asciutta, cari Juventus. Però... Così, visto che siamo in clima mondiale e l'Italia non c'è. Tanto Miracolo e Barella. Attenzione. Respect. Miracolo Barella. Però ragazzi, questo è un giocatore che può dar fastidio alle difese. Guardate quanto ha corso. Guardate il campo che ha coperto. Gol, cross e voglia di fare bene per questo ragazzo. Il Milan pareggia 3-3. Vittoria nel derby d'Italia. Ovviamente ragazzi, a me verrebbe un pochino anche di non montarmi la testa, perché comunque il ragazzo deve anche cercare un attimino di gestire questa sua voglia di fare. Acquista un tappeto elastico, l'ho già fatto. Ragazzi, finalmente solo 10 punti dall'Inter, siamo tornati al punto a capo. Ok, va bene. Però siamo la squadra che ha fatto più gol. E in questo momento però l'Inter ha la miglior difesa. Ma credo che ora con l'acquisto di Skriniar che ha fatto la società, credo proprio che... Peccato che noi non possiamo consigliare degli acquisti. Però effettivamente siamo anche noi dei giocatori, sarebbe un po' stupido. Beh, raga, cambia, ragazzi. Cioè, Skriniar, Pogba e Miracolo titolari. Non capisco come mai la CPU ha fatto qualcosa di sensato. Che di solito non fa... Però ci sta, eccoci qua. Che bello lo stadio. L'Allianz. Ragazzi, ci sono stato, trovate nel mio canale il video dello Skybox, raga. Sono stato nello Skybox. Andiamo, raga. Dobbiamo portarla a casa. Dobbiamo portarla a casa perché ci hanno aperto nella partita di andata. E questa volta dobbiamo recuperare i 3 punti che abbiamo perso proprio contro di loro. Vi ricordo che come abilità ho passaggi filtranti, rapace... E anche il tiro da fuori. Quindi sia in area che da fuori il tiro di Miracolo è boostato. Intanto Dusan subito per me. Attenzione, subito Miracolo, attenzione. Cross, buono. Buono, 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 buono. Mi piace tantissimo questo inizio di partita. Mi faccio vedere di nuovo. Ed è proprio Chiesa che me la passa. Perché mi faccio vedere qui? Perché almeno crosso io. E opto per questo colpo di testa di Dusan. Iniziamo così. Mi faccio vedere dall'altra parte. Dusan ovviamente sceglierà Chiesa. Ed è giusto così. Ed è giusto così. Mi faccio vedere dall'altra parte. Chiesa, bella cross, attenzione, Miracolo. Attenzione perché rapace funziona anche in questo caso, eh. Attenzione, Miracolo di testa, Dusan. Vai sul secondo palo, Dusan. Perché sul primo che c'è il portiere? Guardate che bello, il colpo di testa. Lui va di prima, ma... Doveva andare sul secondo, mannaggia. Attenzione, Miracolo, stop. Aspetta, ovviamente cambiato. Poi invece vuole Dusan ed è stupendo. Ma cosa ho appena visto, raga? E vabbè, ho capito. Però se sono tutti sul portiere. Ancora Miracolo. Ancora pronto per andare al cross. Non si arrende, cioè
lui vuole questi crossettini e fa bene perché arriva gol di Pogba. Una manovra di mercato incredibile per togliere Thiago e Miracolo dal centro del campo, rimettere Pogba titolare, rinforzare la difesa con Skriniar, e questo è il risultato. Dai che andiamo. Il polpo polpo. Bello questo recupero proprio di Skriniar. Porca miseria, Skriniar qualcosa di clamoroso. Qui me ne vado, attenzione. Rabiot lancia Miracolo, attenzione, perché questo qua è una cosa importantissima per lui. Gol, palo, gol. E lui c'è. Alessandro chiude la Fiore in difficoltà. Che cosa è successo a questa squadra dopo la sconfitta proprio contro la Fiorentina? È arrivata una vittoria 2-0 con l'Inter e adesso 2-0 con la Fiore. La Viola non riesce a fermare in questo momento i campioni di questa squadra, ragazzi, perché Pogba, Miracolo, Vlahovic, Chiesa, Rabiot, come li fermi questi? Cioè, attenzione, Miracolo si fa vedere qua, non ci arriva, peccato. Provo ad uscire, Rabiot mi vede di tacco, perfetto il passaggio di Rabiot. What? Questo gol è griddy. Questo gol, ragazzi, è bellissimo, soprattutto per il tacco. Guardate, tacco di Rabiot al volo, Miracolo se la mette giù. Wow, wow, wow. Io, ragazzi, sto vedendo robe assurde. Robe assurde. Assurde in questo video, veramente. Tutta un'altra squadra però, eh. Tutta un'altra squadra, non so se siete d'accordo. Vlahovic, Pogba, larga di nuovo. Non gliel'ho chiesta io, te lo posso assicurare. Il passo in cross di esterno. Raga, lì ho fatto un cross bellissimo, peccato, peccato. Ancora, Rabiot per Miracolo, Miracolo si gira. Vuole ancora il cross, frena. Ma bello! Porca miseria, 9,8. 9,8, ragazzi. Entra Rovella e esce Rabiot. Attenzione, palla ancora per me. Via. Via. È proprio lui, signori. Bam. Ed è una partita incredibile per Alessandro Miracolo. Una partita incredibile. Non ci sono altre spiegazioni, ragazzi. Qua è la velocità, la voglia, la grinta di ribaltare risultati, di ribaltare una classifica. La grande rincorsa qui. E voi direte, cacchio che bel tiro di sinistro, adesso lui ha 5 in piede debole. Perché? Perché con i bonus, rapace, eccetera, eccetera, da 4 passa a 5. Ed eccoci qui. Con la Fiorentina che ha preso la stessa bastonata che ci ha inflitto. E la tripletta. Non so perché... Tripletta ha fatto? Non mi ricordo neanche, ragazzi, da quante azioni ho fatto. Un assist, 3 gol. Non ho parole. Si porta via il pallone. Si porta via il pallone. Allora, ragazzi, io in questo momento ho passaggi precisi che aumenta la velocità e la precisione dei passaggi normali, ok? Passaggi corti e passaggi lunghi, quindi quelli con la X, e assegna le caratteristiche effetto e talento naturale. Ma ho appena sbloccato a livello 31 passaggio calibrato. Cosa vuol dire? Migliora la precisione visione dei passaggi filtranti e dei morbidi filtranti. Quindi è questo quello che ci fa le palle filtranti. Questo è sull'uomo, è sull'obiettivo. Questo è filtrante negli spazi e mantiene comunque effetto e talento naturale. Quindi io direi di piazzare proprio questo e di diventare un uomo assist incredibile. Allora, in questa stagione con la Juventus, in questo momento è terzo in campionato, ora andremo a vedere anche bene la classifica, però guardate un po' qua, ragazzi. 28 presenze, 15 gol e 15 assist. È tornato lui, eh. Allora, adesso ci sono gli ottavi di finale di Coppa. Io qua vorrei uscire al secondo tempo, quindi cercherò di fare il più... Vedete che sono già stanco. Cercherò di fare il più possibile per uscire nel secondo tempo. In caso non passiamo non me ne frega niente, sinceramente. Anche se dovrebbe fregarmene, perché visto che il campionato è andato... Sono le partite da vincere, ogni costo, il resto conta zero.
È anche il derby. No, no, no. Dobbiamo vincere. Alaba allarga stupendamente per Miracolo, che poi vede Cambiaso. Mamma mia, che bella questa cosa. Cambiaso ancora per Miracolo. Questa è un'azione splendida. Questa è un'azione splendida, ragazzi. Si è visto subito il passaggio calibrato, raga. Toni Kroos oggi gioca. Il passaggio calibrato nel lancio per Cambiaso è stupendo. Qua Miracolo poi si fa rivedere e poi c'è un'azione veramente molto bella. Ed è già 1-0, dobbiamo andare, continuare così. Oh, porca miseria, sulla riga, ragazzi. Sulla riga. Pogba. Pogba. Per me. Attenzione, freno. Vado. Niente, Dusan non ce la fa. Ancora nostra. Pogba, miracolo. Oh. Che gol ha fatto Alessandro Miracolo. Guarda. No. Stavo cadendo, raga. Stavo cadendo dalla sedia per questo mega gollonzo. Ma cosa posso dire? Cioè, è completamente una squadra diversa da quella che abbiamo visto ultimamente. Ma devo ammettere che i vostri consigli di spostarlo come ala destra erano azzeccatissimi, ragazzi. Tanti di voi nei commenti mi hanno detto: Ale, mettilo alla destra perché è devastante con la sua velocità. Le caratteristiche che ha sono perfette. Avendo fatto il centrale e avendogli messo un ottimo passaggio, è anche perfetto proprio per i cross. Ah, ah, Kramaric, palo. Porca miseria. Pogba però poi apre. Ma che eleganza da parte di Pogba. Miracolo poi se la porta. Riesce in qualche modo a fregare tutti. Miracolo, attenzione, perché quando parte è devastante. Ancora lui e niente, è finita. Boom. Bello cross. 3-0. È andata. È andata, ragazzi. Posso uscire tranquillone adesso, dai. Credo, spero. Ma Toni Kroos riesce. Ragazzi, che squadra è? Ma che squadra è? Kroos, Pogba, Zaccaria, Rabiot. E con in davanti Miracolo, Vlahovic, Chiesa. Io credo che sia un po' difficile fermarli questi, eh. Sia un po' difficile. Ma intanto esce sul 3-0. Io non ho parole. Per questi ragazzi che comunque stanno facendo veramente una pa... Ma si può andare avanti così? Ah, ragazzi, c'è comunque il mercato. Io spero che non succeda niente di particolare, nel senso che non cambi niente, perché abbiamo trovato una quadra e non voglio assolutamente che cambi qualcosa. Intanto il Napoli ha perso Joe Gomez. L'Inter ha perso un altro tassello in difesa ed attenzione, perché potrebbe essere veramente difficile adesso per l'Inter, visto che sta perdendo praticamente tutti i difensori centrali forti. Non capisco queste mosse da parte dell'Inter, mentre la Juve si è proprio rafforzata tantissimo per quanto riguarda la difesa. Infatti stiamo prendendo molti meno gol in questo momento. Oh, raga, miracolo è impazzito, si acquista un jet privato, raga. Sono impazzito, acquisto un jet privato, completamente impazzito, completamente impazzito. Alessandro Miracolo spende tutto quanto per un jet privato. Era un suo sogno, era un suo sogno. Bastoni 88, Skriniar 87, cioè la Juve praticamente si è rifatta la difesa. Wow. Ma, raga. Ragazzi. Raga, dov'è Dusan? No, non è neanche nel Manchester, raga. Dove cazzo è andato? Al Barcellona. No. Dusan Vlahovic lascia la Juventus per il Barcellona. Ma noi siamo senza attaccanti, raga. Da Grasa. Cioè abbiamo Bastoni, Skriniar, i due centrali della difesa. Va benissimo perché sono 88-87, sicuramente presi per l'overall. Ma l'attacco?
Non importa, noi non ci arrenderemo. Zach, miracolo. Attenzione, il nostro nuovo attaccante. Subito sbaglio. Ma non buttiamolo giù, ragazzi. Non buttiamolo giù. Rabiot, Rovella. Attenzione, da Grassa. Miracolo. Caspita, caspita di esterno. Rovella allarga per miracolo. C'è qualcosa che non va nella squadra. La devo rivalutare un attimo. Chiesa però non dubita. Abbiamo capito chi saranno i nuovi attaccanti di questa Juventus. Chiesa, miracolo. Lanciati probabilmente da Graca o da Grasa. Devo studiarmi anche il nome di questo ragazzo. Però, boh. Sono un po'... Raga, scusatemi per questo poco entusiasmo in quest'ultima partita del video, perché ci fermiamo qua perché c'è da parlare nei commenti. Ma sono stunnato. Miracolo che chiede l'1-2 come al solito. Il passaggio è proprio per lui. Riesce ad andare. Vede dietro i compagni. Ed è subito un altro tiro. Attenzione, perché comunque lavoriamo bene lo stesso. Il ragazzino qua c'è. Non so che... Non mi viene in mente. So che comunque era nelle giovanili, però non so effettivamente quanti anni ha. Oh, bello. Skriniar, peccato. Peccato. Vabbè, 1-1. Salernitana. Devo avere lo stesso entusiasmo. Non devo buttarmi giù perché sono un attimo spento da questa notizia. Rovella però fa un passaggio epico. Bello lo stop di Miracolo, che poi se la gestisce coi piedini. Guardate qua come se la gioca il ragazzo. Un paio di finte e poi va dentro. Non lo vogliono far tirare, si vede e si sente. Zach dentro, Rovella proprio per Miracolo. Non lo vogliono far tirare, ma lui riesce lo stesso, ma sbaglia. C'è sentore di qualcosa che non quadra di nuovo. Dopo che la Juve aveva sistemato tutto, quindi con Pogba, Zaccaria, Kroos e Rabiot in quel centrocampo, Chiesa, Vlahovic, Miracolo, ora sembra aver buttato ancora tutto nel cesso. E c'è questo sentore. Qua ci vuole per forza la vittoria per tirare sul morale della squadra. E non avremo una punta per tutta la stagione, ragazzi. Non c'è più il calciomercato. E quindi... potrebbe essere così per tutto il campionato. Intanto ancora, però bello. Però bello. Attende, Miracolo, molto bene. Bello. Dai, ci sta tantissimo questa cosa. Miracolo. Sì. I due nuovi attaccanti sono Chiesa e Miracolo. È l'unica, ragazzi. È l'unica. Dobbiamo lavorare così, ragazzi. Con i due esterni che rientrano per tirare. È l'unico. E Miracolo qua un po' in difficoltà, poi decide di fare un lancio stupendo per Cambiaso. Attenzione, da Grassa dentro, Rovella, dai, 3-1. Dai. Bello. Tutto perfetto. Stiamo lavorando bene, dai. Sono ancora un po' stunnato, ma sarà una stagione in salita. Bisogna capire se effettivamente da Grassa a questo punto... sarà il titolare, o se c'è la possibilità di scambiarci in qualche situazione, perché se le gioca tutte da Grassa siamo un po' in difficoltà. Per me è già una mezza vittoria, cioè già riuscire così ad andare sul 3-1. Queste partite qui le avremmo perse nel girone di andata, ve lo dico proprio sinceramente. Miracolo lancia proprio da Grassa, che questo... Oh, il ragazzo si fa vedere. Attenzione, Miracolo va a prendere la palla. La fiducia anche ai giovani, perché comunque, ragazzi, Chiesa, Miracolo. Tagras! Camiseria. Rovella per Miracolo. Miracolo vede proprio da Grassa, bellissimo. Porca miseria. Tanto qua Miracolo pressa e molto bene anche. Molto bene anche. Il passaggio è proprio per me. La gestisco col sinistro. Il crop. Mi piace un botto, ragazzi. Io spero che stia piacendo anche a voi il giocatore. Ora è un giocatore che crossa. Bellissima la fascia. Bellissimo fare la fascia, ragazzi. Mi piace un botto fare i cross e gli assist. Ma qua Rabiot ha fatto un bellissimo colpo di testa. Guardate, anche col sinistro finalmente. Guardate che bello. Rabiot deve solo schiacciarla lì. Beh, schiacciarla, ha tirato una mina. Buona! 4-1. Che partite però. Sono ancora stunnato per Vlahovic, raga. Non ha senso. Perché noi non abbiamo attaccanti.
attenzione, giocatore del mese, e dico non è finita qui? Oppure è merito della squadra? Oppure ringrazia i tifosi? Dai, ringraziamo i tifosi, dai. È bello sempre dire grazie a tutti i tifosi che ci sono lì sopra, negli spalti, che credono sempre. E qua invece intervista con i media, parli di come il mister abbia trasmesso un'eccellente etica del lavoro, spieghi che la forza di questa squadra va al di là del valore dei singoli. Bello, elogia il gruppo, dai. Ci sta, perché comunque siamo uniti e stiamo cercando di rifarcela nonostante questa strana decisione di mercato. Infatti, ragazzi, se io vado a studiare, effettivamente è l'unica punta. Questo è un problema, ragazzi. Devo capire, ragazzi, perché non so che comunque è un giocatore del giovane, della next gen della Juve, però non so effettivamente la pronuncia, perché comunque lui è nato in Italia, ragazzi, ha giocato in Sicilia, credo sia partito dalla Sicilia, però devo capire appunto il padre di dov'è, perché da Grassa secondo me si pronuncia così, non so se a questo punto devo capire la nazionalità del padre. Perché così possiamo capire la pronuncia del cognome. Io, ragazzi, mi fermo un attimo qua perché sono veramente stunnato da questa cosa e voglio che ne parliamo nei commenti. Però prima di tutto andiamo a vedere la classifica, perché abbiamo l'Inter a 58, la Juve a 50. Attenzione, l'Inter deve aver pareggiato una partita, quindi abbiamo macinato altri due punti. 58, 52, 50. Attenzione perché nelle prossime partite, nel prossimo video, sì ragazzi, o live, quindi attivate la campanella per le notifiche delle live streaming, però nel prossimo video / live avremo sia la Roma che il Milan che il Monza. Quindi se riusciamo a vincere sia Roma che Milan che Monza, ci togliamo quelli sotto e continuiamo a pensare solo ed esclusivamente a quelli sopra. Fatemi sapere cosa ne pensate, un abbraccio, un bacione. Commentiamo quindi la situazione, il ruolo, che sta andando veramente molto bene, sono bellissimi i cross, ma anche la classifica e il calciomercato. Migliorata tantissimo la difesa, prendiamo meno gol, e infatti si vede che stiamo iniziando veramente a fare più gol che subiti rispetto all'inizio, però abbiamo perso gli attacchi, abbiamo perso Vlahovic. Alla prossima, ragazzi. Grazie a tutti, un abbraccio, un bacione. Fatevi sentire con i like per farmi capire che volete vedere di più questa serie. Bella. Proprio Vlahovic. Che certo, cioè, non lo so. Non ha senso.